Ciao ragazzi, benvenuti su DP Climbing, sono Daniele e oggi in collaborazione con All You Need vi voglio parlare di un metodo per l'allenamento all'arrampicata sportiva particolare. Questo metodo si chiama allenamento antiglicolitico. Normalmente quando stiamo andando a strutturare una periodizzazione per quanto riguarda gli avambracci, le fasi tipiche che vengono prese in considerazione sono quelle di resistenza alla forza, la fase di forza e la fase di potenza con, ad esempio, tanti esercizi al campus board. Normalmente nella fase dedicata alla resistenza alla forza vengono presi in considerazione degli esercizi che hanno a che fare con dei cicli a medio-alta intensità per un medio-alto volume e soprattutto con un riposo incompleto tra le varie serie. Quindi sono esercizi veramente massacranti che ci fanno sudare un sacco, che ci fanno accumulare grande grande fatica. Termineremo queste sessioni di allenamento veramente stremati e lo scopo principale è quella di andare a creare uno stress metabolico che fa sì che si venga a creare un accumulo di acido lattico a livello soprattutto degli avambracci, così che questo stress metabolico induce dei meccanismi di risposta che ci servono per aumentare questa resistenza alla forza. Uno di questi meccanismi, ad esempio, è l'ipertrofia a livello dell'avambraccio. Gli esercizi classici sono infatti, ad esempio, il 4x4, 4 boulder da ripetere uno dietro l'altro, poi un minuto di rest e si ripete il tutto per 4 volte. Un altro esercizio classico è, ad esempio, un circuito al pannello da un minuto a medio-alta intensità, quindi che ci farà già percepire della ghisa a livello dell'avambraccio dopo un minuto. Riposiamo un minuto, quindi riposo incompleto, e ripetiamo il tutto per 10 volte consecutive. Anche questo è un esercizio veramente massacrante. Il concetto che sta alla base di questi allenamenti è proprio quello di far lavorare nel metabolismo anaerobico lattacido. Tutto ciò si traduce in una sensazione di ghisa pazzesca e soprattutto i tempi di recupero tra una sessione e l'altra di allenamento si allungano proprio perché siamo andati a creare una situazione di stress a livello del nostro metabolismo che quindi impiegherà più tempo a recuperare. Questi allenamenti quindi non devono essere assolutamente inseriti a caso all'interno della nostra periodizzazione, proprio perché molto probabilmente vicino a questa tipologia di allenamenti avremo un calo delle prestazioni. Non sono certo sessioni da fare il giorno prima di uscire ad arrampicare con l'idea di andare a chiudere un progettino o prima di una competizione. L'idea qui è proprio quella di accumulare fatica, dandoci quella soddisfacente sensazione di fatica, di aver lavorato molto e molto bene durante le nostre sessioni di allenamento. Siamo tutti belli sudati, siamo belli inghisati e torniamo a casa dicendo: "Eh sì, ho proprio fatto una bella sessione di allenamento". E qui entra in gioco l'allenamento antiglicolitico, che è stato messo a punto da un importante preparatore atletico russo emigrato negli Stati Uniti ed è stato ripreso da poco da Steve Batchel, invece un importante allenatore di arrampicata sportiva sempre americano. E lui ci propone due test per farci capire come funziona questa tipologia di allenamento. Sono due test molto semplici, vediamoli insieme. Il primo test è da svolgere facendo delle semplicissime trazioni. Abbiamo 10 minuti di tempo. La prima volta che andiamo a eseguire questo test, dobbiamo eseguire quante più trazioni riusciamo per singola serie. Abbiamo 10 minuti totali di tempo. Cominciamo a trazionare quante più volte possiamo, quante più ripetizioni possiamo, poi ci fermiamo perché siamo stremati, cerchiamo di recuperare il più velocemente possibile, ricominciamo a fare il maggior numero di ripetizioni per quella singola serie e continuiamo così per 10 minuti. Alla fine di 10 minuti sommiamo tutte le trazioni che siamo riusciti a fare. La seconda volta invece che andiamo a ripetere questo stesso identico test, un paio di giorni dopo il primo tentativo, per essere belli freschi, andiamo a eseguire semplicemente tre trazioni, poi abbiamo 10 secondi di riposo, altre tre trazioni, 10 secondi di riposo e continuiamo così per
per i 10 minuti totali. Alla fine di 10 minuti, come al solito, sommiamo tutto il numero delle trazioni che siamo riusciti a fare. E secondo voi in quale delle due sessioni sarò riuscito a fare un maggior numero di ripetizioni? Tra poco andrò a mostrarvi quello che sono riuscito a fare io. Ho provato a fare ovviamente questi test. Questo test ovviamente funziona bene con chi riesce almeno a fare una decina di trazioni consecutive e ho tenuto buono per comodità e facilità mia di poi contigio delle trazioni, quelle trazioni in cui il mento superava la linea delle mani. Il secondo test che ho fatto l'ho svolto invece al trave sulla lista da 2,4 cm per quanto riguardava le sospensioni. Ho preso la lista da 2,4 cm perché io riesco a sospendere in maniera continuativa quando sono fresco circa 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 secondi, quindi sono proprio nel metabolismo anaerobico lattacido in pieno. E anche qui stesso identico test eseguito prima. 10 minuti totali. Nel primo test sono andato a sospendere per il maggior tempo consecutivo che riuscivo ad ogni singola serie e alla fine di tutto ho sommato i secondi di sospensione totali nei 10 minuti di tempo che avevo a disposizione. Due giorni dopo sono andato a eseguire lo stesso identico test, però facevo 10 secondi di sospensione, 10 secondi di rest, 10 secondi di sospensione e così via per tutti i 10 minuti totali. Quindi facendo metà sospensione e metà riposo avrei dovuto sospendere in totale 5 minuti. E vediamo anche qui come sono andati i miei test. Sono appena tornato dalla palestra, ho provato a fare alla fine tutti e due i test in una sola giornata, anche se avrei dovuto farli in giornate separate per essere sempre fresco al 100%. Ho deciso di farli tutti e due, uno dietro l'altro, i test, sia per quanto riguarda le trazioni, sia per quanto riguarda le sospensioni, perché mi sono reso conto fin da subito che tranquillamente sarei riuscito a battere il mio record precedente. Partiamo per quanto riguarda le trazioni. Vi ricordo che la regola era 10 minuti il maggior numero di trazioni che riuscivo a fare. L'unica regola nel primo tentativo era quello di andare sempre a sfinimento, a cedimento, fare il maggior numero di ripetizioni che potevo per ogni singola serie. Ho cominciato con 19 trazioni, un po' sotto il mio livello, non sono molto in forma in questo periodo, di solito ne faccio 22-24 trazioni. Quindi 19 trazioni, poi calato drasticamente subito a 8 trazioni, 6, 6, 6, 5, 5 e 4. Insomma, in 10 minuti, con una ghisa pazzesca, una fatica atroce, sono riuscito a fare 59 trazioni, che a ben vedere sono meno di 6 trazioni ogni singolo minuto dei 10 totali. Mi sono riposato una decina di minuti e ho provato il test sulle sospensioni. Stessa identica cosa, lista da 2,4 cm, sospensioni a cedimento, 10 minuti totali per andare a sommare così tutti i secondi delle varie sospensioni. La prima sospensione 54 secondi, anche qui sono fuori forma, di solito sospendo 1 minuto e 10 circa, poi 37 secondi, 32, picco di 36, 30 e per finire 27 secondi, per un totale di 3 minuti e 36 secondi di sospensione e quindi circa 22 secondi al minuto. Appena ho visto che per le trazioni bastava che ne facessi nel secondo tentativo, nel secondo test, soltanto più di 6 al minuto e per quanto riguarda le sospensioni riuscire a sospendere più di 22 secondi ogni minuto, mi sono detto è inutile che aspetto due giorni per riprovare i test, mi sono riposato una ventina di minuti e sono ripartito. E quindi questa volta, sfruttando i concetti dell'allenamento antiglicolitico, sono andato a fare nei 10 minuti 3 trazioni, 10 secondi di riposo, 3 trazioni e ho continuato così per i 10 minuti totali. In realtà gli ultimi minuti non sono riuscito a mantenere questa cadenza, ma insomma fatto sta che alla fine sono riuscito a fare 72 trazioni, quindi più di 7 al minuto, nettamente meglio rispetto alle 59 trazioni che avevo fatto addirittura da fresco.
E per quanto riguarda le sospensioni, sono andato sempre sulla lista da 2 cm e 4 a fare 10 secondi di sospensione, 10 secondi di rest, così per i 10 minuti totali. Anche qui le ultime ripetizioni non sono riuscito a mantenere questo ritmo di 10 secondi di sospensione, 10 secondi di riposo, ma fatto sta che alla fine di tutto ho sospeso per 4 minuti e 20 secondi rispetto ai 3 minuti e 36 secondi fatti quando ero completamente fresco. E non solo sono riuscito a fare più trazioni e a sospendere per più tempo adottando il metodo dell'allenamento antiglicolitico, ma incredibilmente non ho assolutamente percepito tutta la fatica che avevo percepito andando sempre a cedimento, quindi lavorando praticamente sempre nel metabolismo anaerobico lattacido. Sono riuscito a recuperare benissimo tra una serie e l'altra. E sta tutto qui il gioco: maggior volume, maggior densità di allenamento e minore stanchezza, e questa è la figata. Questi due semplici test ci mostrano come, se non entriamo completamente nel metabolismo anaerobico lattacido, che è quello glicolitico, è per questo che si chiama allenamento antiglicolitico, abbiamo dei vantaggi. Il primo è che riusciamo ad avere degli allenamenti di più alta qualità. Sono allenamenti più qualitativi. Perché? Perché facendo un minor numero di trazioni, ad esempio facendo delle sospensioni di minor tempo, riesco a prestare più attenzione alla qualità di queste singole trazioni che faccio. Quando invece mi sono messo a trazionare a sfinimento, a cedimento, ovviamente le ultime ripetizioni, in ogni modo per cercare di fare quella ripetizione, quella trazione in più, non riesce ad eseguirla nel modo corretto. Il secondo vantaggio è che, come abbiamo visto, a livello di stesso identico tempo di sessione di allenamento abbiamo un maggior volume di allenamento, una maggior densità di allenamento e in più una maggior freschezza, perché non essendo mai andato a cedimento sono anche riuscito a recuperare più velocemente e quindi non ho quella sensazione di fatica atroce. La seduta quindi è notevolmente più allenante. Terzo motivo è che, non essendoci un massiccio accumulo di acido lattico, riesco ad accumulare molta meno fatica, riesco a essere più fresco, riesco a recuperare più velocemente. L'obiettivo quindi qui non è quello di arrivare all'esaurimento cercando di abituare il nostro corpo all'acidosi metabolica, a sopportare meglio questa situazione di grande stress, ma è quello di evitare i fattori che provocano questo stress, e cioè cercare di lavorare all'interno del metabolismo anaerobico lattacido. Vi ricordo che i tre principali metabolismi sono l'anaerobico lattacido, quello invece lattacido con produzione di acido lattico, e quello aerobico. Questi tre metabolismi collaborano e partecipano tutti e tre contemporaneamente durante le nostre, ad esempio, sessioni di allenamento. Non sono assolutamente separati nettamente tra di loro. E ritorna così un'altra volta il principio che l'arrampicata è uno sport di forza. Se siamo più forti, riusciamo a risparmiare più energie perché tutti i singoli passaggi diventano a quel punto più facili. E come ci ricorda Jolly Power, se riusciamo a sollevare 100 kg, molto probabilmente riusciremo a sollevare 53 kg per 12 volte consecutive, ma se non riusciamo a sollevare i 53 kg per 12 volte consecutive, non è che ci manca della resistenza, ma semplicemente non abbiamo un massimale che è di 100 kg. Quindi aumentare il massimale ci permette di aumentare anche di conseguenza la nostra resistenza, la cosiddetta continuità, proprio perché ogni singolo passaggio che facciamo diventa più facile. Arrivati al punto di rest riusciamo a recuperare facilmente, e quindi se siamo più forti, soprattutto a livello dell'avambraccio, di massimale di prensione, ecco che riusciamo ad avere anche maggior continuità. Tutti questi discorsi che faccio ovviamente hanno a che fare soltanto con le capacità condizionali. Non sto assolutamente inserendo in questo discorso la tecnica, la fluidità del gesto, la forza mentale e psicologica. Tutti questi discorsi sono altri discorsi. È ovvio che se uno non sa arrampicare può avere tutta la forza del mondo e non andare comunque da nessuna parte.
Ed ecco allora una sessione di allenamento antiglicolitica proposta da Steve Bechel. Dopo un ottimo riscaldamento partiamo con una quarantina di minuti di blocchi. Boulder ad alta intensità che non devono durare più di 20 secondi circa, con un ottimo rest tra ogni singolo tentativo. E dopo i boulder ecco che entra in gioco un piccolo circuito fatto semplicemente da due stazioni, da due esercizi. Il primo esercizio prevede una classica scaletta al campus board, al Pangulic, 15 secondi di scaletta, 45 secondi di rest. Passiamo quindi al secondo esercizio, 10 secondi svolti o all'air bike o ai kettlebell al 90% del nostro sforzo, soltanto per 10 secondi, e poi 50 secondi di rest. Ripetiamo il tutto per 5 volte consecutive per un totale appunto di 10 minuti e svolgiamo questa sessione di allenamento due volte la settimana, e ad ogni nuova sessione di allenamento andremo ad aggiungere due giri, quindi la prima volta saranno 5 giri, poi 7, poi 9. La sensazione che dovremmo avere non è quella di essere stremati. L'allenamento classico di resistenza alla forza la possiamo inserire soltanto due o tre volte durante l'arco di un anno di allenamenti, soltanto per chi ha il grande vantaggio di cercare di farti ragionare quando sei totalmente ghisato e non ce la fai più, ed è proprio qui che soprattutto a livello mentale andiamo a commettere grandissimi errori di tecnica, di fluidità del gesto, non ragioniamo più, non capiamo più nulla proprio perché abbiamo grandissima fatica accumulata. Invece questa tipologia di allenamenti ci possono aiutare da questo punto di vista. Il secondo motivo è che non bisogna mai smettere di concentrarsi sulla corretta tecnica, sul risparmio di energie, quindi sulla fluidità del gesto motorio. Non possiamo mai permetterci di sprecare energia a vanvera, e questi esercizi di resistenza alla forza vanno proprio a sottolineare questo concetto, e quindi che se voglio terminare completamente ghisato il mio ad esempio minuto di arrampicata per poi fare un minuto di rest, devo cercare di prestare molta attenzione alla mia tecnica, arrampicare sempre nella maniera corretta e non dissipare invece tutte le mie energie. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio moltissimo All You Need per la collaborazione, vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.